Blasto! Finalmente! Salve, Astarte. Hai saputo niente? Sì. Stasera incontreremo un liberto che ci darà informazioni precise. È un tipo infido e venale, ma conosce i segreti di mezza Roma. Credi che sia sincero? Il denaro rende gli uomini sinceri e loquaci. Tu solo puoi aiutarmi. Tu che mi sei amico da quando servivi nella legione di Cilicia. Andiamo a sederci qui nella taverna. Ci ristoreremo con un buon bicchiere di Cecobo e ricorderemo i vecchi tempi. Ehi, portaci del vino. Tempi felici, quando prestavo servizio in Oriente. Allora Uras era solo un capo tribù. Mi ricordo che una volta mi disse... Ma dimmi, Astarte, perché cerchi la principessa Nise? Ne sei innamorato? No. Tu sei come un fratello per me. Posso confidartelo. Devo ucciderla. Ucciderla? Sì. Per ordine di Uras. L'ho aiutato io stesso ad abbattere re Archelao e a impadronirsi del trono. Ed oggi egli mi ripaga così. O la testa della principessa Nisa o la mia. È terribile. Ti aiuterò fino alla fine. Com'era bella Nisa. La ricordo ancora al fianco di re Archelao. Uccidemmo tutta la famiglia reale insieme col re. Soltanto Nisa sfuggì alla mia spada. E oggi Uras teme che i suoi avversari la riportino al potere. Non potrò tornare in Cilicia senza la testa di quella donna. Ma come fece Nisa a sfuggirti? Con l'aiuto di uno schiavo di re Archelao. Un uomo colossale, Marcus, che per poco non ci schiacciava con la sua furia. Bevi e sii tranquillo. Credo che tu abbia già raggiunto lo scopo del tuo viaggio. Che c'è? Alle scuderie tutto in ordine. Il foraggio è arrivato ed è stato distribuito e il maniscalco ha finito il suo lavoro. Va bene. Valerio parte adesso per Roma. È pronto il suo cavallo? Sì. Fallo portare davanti la casa. Senti, prepara anche la biga con la pariglia dei cavalli bianchi perché il senatore deve uscire. Presto. Bene. Come va, Marcus? Quando si lavora in pace va sempre bene. Il padrone è contento del tuo lavoro. Ieri ho sentito dire che vuole premiarti. Perché premiarmi? Gli hai messo a posto la cantina in sì breve tempo, rimuovendo quelle enormi botti che nessuno avrebbe potuto spostare. Roba da poco. È stato molto facile per me. E non hai nostalgia della Cilicia? No, perché non potrei viverci sicuro. Già. Dimmi, Nisa, non è di nobili origini? La sorte degli esseri umani è mutevole. Oggi lei è una schiava come me. E io ho giurato a suo padre di proteggerla. Per la verità, la sorte le è stata propizia. E se gli dei l'assisteranno, le sarà ancora più favorevole. Grazie al buon cuore del nostro giovane padrone. Anch'io ti amo. Ma ho paura. I tuoi genitori non ti consentiranno mai di sposarmi. Tu sei figlio di una delle più illustri famiglie di Roma. E io sono soltanto una povera schiava che proprio loro hanno fatto comperare in un pubblico mercato. Non consentiranno mai e ti perderò per sempre. No, questo non accadrà. I miei genitori mi amano e sono generosi. Comprenderanno che non possono impedire la mia felicità. E quando ritornerò qui da te... Parti. Ancora una volta ti allontani. Devo tornare subito a Roma. Poi, fra pochi giorni, dovrò raggiungere Brindisi con la mia legione. E quando ritornerai? Non lo so, ma ti prometto che al mio ritorno parlerò ai miei del nostro amore e chiederò che ti rendano la libertà, consentendomi di sposarti. Publio! Publio! Arriva tuo padre. Speriamo che la tua visita a Macrino possa giovarci. Me lo auguro. Hai fatto preparare la biga? Sì, senatore. Dobbiamo lasciarci. Che gli dei v'assistano durante la mia assenza. Adesso devo andare, ma prima vorrei parlare. Già parti? Figlio mio, chissà quando ti rivedrò. Presto, spero. Questa vigilia di partenza non è come le altre. Siamo molto preoccupati, figliuolo. Che sarà di noi? Ma che dici, madre? Ci accusano di essere cristiani
e sul nostro capo pende la minaccia di rappresaglie. Vezio Rufo odia la nostra famiglia e da quando è prefetto del pretorio la sua malvagità può all'improvviso avere libero sfogo. Ma l'imperatore non consentirà mai di commettere un'ingiustizia contro una famiglia che tanto ha dato alla grandezza di Roma. Caracalla ascolta soltanto Vezio Rufo e di giorno in giorno diviene sempre più spietato. I migliori romani, accusati di crimini inesistenti, cadono sotto i colpi dei pretoriani ed ora lanciano l'accusa che anche noi siamo cristiani. È impossibile che Caracalla pensi questo di noi. Eppure è così, figlio. Ma non credo che l'imperatore sia così cieco e crudele come dite. State tranquilli. Come va, Nisa? Sono tanto felice. Mi dirai tutto a Roma, ma ora anch'io devo andare. A Roma? Perché? Domani scenderò in città per parlare all'imperatore e respingere le assurde accuse. È un tentativo che compio, ma non ho molta fiducia. Il Senato ti appoggerà? Certo. Vado ora a chiedere aiuto e consiglio a Marco Pelio Macrino, che è giunto oggi nella sua villa qui vicino a noi. I senatori contrari alla spietata politica di Caracalla seguono tutti la parola di Macrino ed egli è il solo che suscita timore rispetto a quella banda di criminali che circonda Caracalla. Ave. È qua, siamo arrivati. Portaci da bere. Eccolo là. Salve, Frasto. Questo è Settimio, l'uomo che cercavamo. Ma sediamoci, così potremo discutere meglio, no? Porta subito due boccali di falerno. Allora? So già dove si trova la ragazza che voi cercate. Dove sta? In una villa patrizia. Dove? Non è lontano. Ci metteremo poco. Andiamoci subito. Ma arriveremo di notte. È meglio partire all'alba. Sono impaziente. Sono 2 anni che cerco questa maledetta schiava. Ti capisco, ma dopo 2 anni che cos'è attendere qualche ora? Ma sapeste quanta fatica e quanto denaro mi è costata questa informazione? Allora non ne sei sicuro? Non l'hai vista con i tuoi occhi? No. Io no, ma una persona a cui credo. Del resto vi accompagnerò io, a patto che mi diate altri 100 sesterzi. 100 sesterzi? Ma tu non gliel'avevi già dati? Sì che glieli ho dati. Andiamo. Che cosa sono 100 sesterzi per un generale ciliccio? Va bene, purché finisca presto ti darò ancora 100 sesterzi, ma solo quando avrò Nisa nelle mie mani. D'accordo. E ora beviamo al successo della nostra impresa. Fermatevi! Fermatevi! Cosa fate? Sono un senatore romano! La mia casa è sacra! Vezio Rufo! Chi ha ordinato questo scempio? Come hai osato? Pagherai cara questa aggressione! Vezio Rufo! Rispondi! Ferma i tuoi uomini! Ferma i tuoi uomini! Vieni! Thank you.
Lucas! Oro quanto pesa, prendetelo vivo. Portatelo via. Qui non deve restare più nulla e nessuno. Questi schiavi passano in proprietà dell'erario. Via, via, presto. Marco Ofelio Macrino, cosa sei venuto a fare? Hai sfogato il tuo odio contro Valerio e la sua famiglia. Come prefetto del pretorio ho eseguito gli ordini dell'imperatore. Caracalla non può averti ordinato di ucciderli. Valerio e sua moglie erano colpevoli del delitto di appartenere alla setta dei cristiani. Non credo assolutamente che si fossero macchiati di tanta colpa. Hanno sempre onorato gli dèi. Marco Ofelio Macrino, puoi dare sepoltura ai loro corpi se vuoi, ma non ti conviene discutere. L'imperatore conosce anche troppo il tuo spirito ribelle e le tue parole ostili in senato e fuori. Protesterò per questa infamia. Ricorda al tuo padrone che i tiranni a Roma hanno sempre avuto la vita breve. Arrivare presto. Pazienta ancora un poco, la villa non è lontana e nemmeno i miei 100 sesterzi. Allontanati, Valerio. Capisco il tuo stato d'animo, ma devo far rispettare gli ordini. Voglio i corpi dei miei genitori. Almeno questo non può essermi negato. Il senatore Macrino ha provveduto a loro. Vigliacchi, avete ucciso due poveri vecchi. Siete dei criminali, voi e il vostro comandante. Ma giuro che mi vendicherò. Modera le tue parole, Valerio Junior. Assassini, mio padre ha sempre servito con fedeltà a Roma. Questo è un delitto orribile! È inutile che tu lo dica a me. Lo griderò in faccia all'imperatore! Non intendo più servire l'esercito di un assassino! Basta, Valerio! Allontanati o sono costretto ad arrestarti. Il tuo vino di Falerno. I tuoi brindisi. Se partivamo subito ieri sera avremmo trovato la schiava. Ma la mia informazione era esatta. Che colpa ho se l'imperatore ha fatto incendiare tutto quanto era dei Valeri? I miei 100 sesterzi. Vattene via. Astarte, niente è perduto. Sei un generale di un re amico. Puoi presentarti al prefetto e richiedergli Nisa. L'imperatore non mi ha concesso udienza. E mi ha fatto parlare con il prefetto. Che hai detto a Vezio Rufo? Che non chiedo clemenza, ma giustizia. E che non intendo più servire in armi chi ha distrutto la mia famiglia. La prudenza e la pazienza sono spesso i mezzi più forti per abbattere i tiranni, ricordalo.
e chi opprime oggi la libertà romana non avrà ancora molto tempo per sfogare la sua malvagità. Gli uomini migliori, anche a costo della vita, porranno presto termine all'impero del terrore. Macrino, tu puoi aiutarmi a farmi riavere quella mia schiava che è stata deportata con gli altri? Questo non è il momento di perdere la testa per amore di una schiava. Annisa non è una schiava qualunque, ma una fanciulla gentile che ha conquistato il mio amore e che desidero sposare. Se gli dei non fossero stati crudeli con noi, l'avrei liberata e avrei chiesto ai miei genitori il consenso per il matrimonio. Ma ora è sempre una schiava e tu sei sempre un patrizio di Roma in un momento difficile. Comprendo. Ti ringrazio dei tuoi consigli, Macrino. Domani mi allontanerò da Roma per riposarmi nella mia villa di Cuma. Voglio respirare aria più pura di questa. Così l'imperatore avrà minori sospetti, sapendomi lontano. Voi siete ancora qua. Perdona, padrone. Il carico è molto pesante. I cavalli erano affaticati. Li ho dovuti ristorare. Noi non possiamo tenere il tuo passo. Fresca quest'acqua. Assaggiala, signore. Non ho mai bevuto un'acqua migliore di questa. Scende da quei monti dove c'è l'antro della Sibilla. Dicono che sia un'acqua che calma le pene d'amore. Bene. Allora fanne riempire due otri. Sì, padrone. Fate il resto. Vi aspetto alla villa di Annio Quadrio, a Minturno. Da a me. Voglio guidare io. Appoggiati a me, faticherai meno. Non ce la faccio più. Dove ci porteranno? A Minturno per fare una nuova strada. Quando arriveremo? Non dobbiamo essere lontani. Minturno non è lontano. Riconosco i posti. E tu perché sei qui? Mi ci ha mandato il padrone. Diceva che rubavo. Ma io non sono un ladro. Aiuto!
Sei tu che mi hai salvato? Sì. Come ti chiami? Marcos. Ti ringrazio. Mi ricorderò di te. Riportatelo nella colonna e legatelo. Voi, qui. L'imperatore è lieto di concedere con questo suo rescritto la libertà alla schiava Nisa. Re Uras, mio signore, sarà sempre grato alla clemenza dell'imperatore. Il divino Caracalla approva che il tuo sovrano voglia pacificare la Cilicia, ridando libertà e rispetto alla figlia del suo predecessore. Ma non so dove trovare la ragazza. Gli schiavi della famiglia Valeria sono proprietà dell'erario. L'imperatore li ha destinati ai lavori pubblici, una parte nella cava di Tarquinia e gli altri nelle bonifiche di Minturno. Ma Nisa, dove è stata mandata? Quella schiava non è stata fino ad ora abbastanza importante perché mi ricordassi dove è stata mandata. Ma con il sigillo imperiale nelle tue mani non ti sarà difficile, nobile Astarte, di sapere di lei e di fartela consegnare dove si trova. Ti ringrazio, Rufo. Amici, la vostra ospitalità mi è stata di grande giovamento. Vi ringrazio per questo pranzo d'addio e specialmente per questo vino che vorrei bere per tutta la vita. Beviamo alla tua completa guarigione, Macrino, e alle tue migliori fortune. Ora, Macrino, vuoi visitare la mia scuola di gladiatori? A Roma ne avrai sentito parlare. È famosa, lo so, ma la vedrò volentieri una prossima volta. Acuma, il mio fattore, mi attende da tempo. Tu, Annio, sei un allevatore di gladiatori. Io, di bovini. In un tempo difficile come questo, servono più i gladi che i bovi. Ed io penso, invece, che si usano troppo i gladi e contro rispettabili cittadini. I delitti e soprusi si moltiplicano e l'imperatore non impedisce, ma forse li ordina. Non vorrai dubitare dell'equità di Caracalla? Vorrei dubitarne, ma purtroppo ho la certezza che non esiste. In verità, sono ancora addolorato per quanto è successo alla famiglia Valeria. I cristiani non debbono essere risparmiati. Questo è l'ordine categorico dell'imperatore. Quali delitti si compiono in nome dell'imperatore? Macrino, tu sai bene che i cristiani costituiscono un grave pericolo per l'impero. Per questo bisogna distruggerli. Io non credo che Valerio fosse cristiano. In tutti i casi, meglio sarebbe essere tolleranti, già che i cristiani non usano né la forza né le armi. Vi ringrazio ancora. Oh, niente, Macrino, sei tu che ci hai onorato. Ti rivedremo presto. Alla fine dell'estate, quando tornerò a Roma. Vorrei tanto beneficare lo schiavo di cui ti ho parlato e che mi ha salvato la vita. Annio, non potresti cercarlo? Sono molte le squadre di schiavi impiegate nei pubblici lavori. Non sarà facile. Trovamelo se puoi, e ne sarò grato. Puoi contare su di me. Farò del mio meglio per aiutarti. Arrivederci. Ave! Ma tu cercherai veramente quello schiavo? Non ci penso nemmeno. Macrino a Roma non conta più. È caduto in disgrazia. E perciò non conviene compromettersi con lui. La collina dei pini, il terreno è troppo paludoso. Raddoppieremo lo spessore del fondo e lo fermeremo infiggendo pali in profondità. Sì, ma se non ci danno altri schiavi, i lavori non potranno proseguire molto rapidamente. Purtroppo. Acqua. Un po' d'acqua. Al lavoro! Camminare! Oh.
Fermatevi! È un Ercole. È troppo forte. Bisogna sorvegliarlo. Hai ragione. Riprendete il lavoro. Bravo, Marcus. È straordinario quell'uomo, ha una forza bestiale. Con 10 uomini come quello, i lavori procederebbero rapidamente. Ce l'hai il permesso per passare? Oh, quante storie. Forse è la prima volta che mi vedi venire con il vino per i soldati. Sei tu che fai tante storie con noi, Aglaé. Aglaé. Marcus, caro, non sono potuta venire in questi giorni perché c'è stato molto lavoro alla taverna. Ero furibonda. Domani lavoriamo vicino al fiume, verrai? A qualunque costo. Troverò una scusa per il mio padrone. Adesso basta con le chiacchiere, va a portare il vino. Arrivederci, Marcus. Avanti. Va, Marcus. In fila! Svelti! Sei stanca, Nisa? Il lavoro è pesante. Questi aguzzini. Avanti! Aspettate mie notizie al luogo stabilito. Va bene. Immagina che vita. 3 anni in Bitinia. Beato te. 3 anni senza la noia della moglie. Su, giochiamo. Cosa posso servirti? Portami un bocale di Falerno. Dimmi, si può alloggiare in questa locanda? Certamente. Un bocale di Falerno. È uno che cerca alloggio. Fagli vedere la stanza di sopra. Dimmi, ci sono qui degli schiavi addetti ai lavori della nuova strada? Ce n'è una turba, di uomini e di donne. Hai notato tra quelli un uomo alto, fortissimo, che si chiama Marcus? Sì, l'ho visto. E so anche dove si trova. Dov'è questa stanza? Vieni. No. Mi devi credere, era straordinaria. Tu non l'hai conosciuta, ma era la più bella donna di tutta la Bitinia. Ma va, per te è bella anche una negra di 80 anni, dammi. Boh. 12, adesso tocca a te. Ti va bene? Sì, sì. Perché ti interessi a quello schiavo? Gli sono affezionato, apparteneva alla mia famiglia. Non hai visto con lui una ragazza dagli occhi verdi e dai capelli biondi che si chiama Nisa? Ah, ho capito. Sei innamorato di lei. È lei che stai cercando. Non puoi fare qualcosa per me? Ti ricompenserò bene. No, non voglio niente. Cercherò di aiutarti. Puoi fidarti di me. Sai, sono amica di Marcus. Come si chiamava quest'uomo? Gesù.
detto il Cristo, e i suoi fedeli sono tanti e sparsi in tutto il mondo. E tu ci credi a queste storie? La parola di Cristo è l'unica speranza che abbiamo. Verrà un giorno in cui non ci saranno più né schiavi né padroni. Le nostre catene saranno spezzate per sempre dalla nostra fede. Dovremo perdonare anche ai sorveglianti che ci frustano? Certo, perdonare anche ai nostri nemici. Solo perdonando potremo entrare nel regno dei cieli e sedere al lato di colui che è il solo re che esista, il Dio. Senti, senti, vieni qua. Allontanati, se no ti frusto. Ascoltami, è una cosa importante, fammi parlare col capo dei sorveglianti. Sì, vai, vai. Devi mangiare, non resisterai. Devi essere forte. Non posso. Valerio mi ha dimenticata. Una misera schiava non può alzare gli occhi sul suo padrone. Dovevo immaginarlo. Valerio manterrà la parola. Se io mi freno ancora è solo perché attendo un suo ordine. Credimi. Che vuoi? Ho sentito che invocavano Cristo. Il vecchio ha detto che il loro Dio tornerà per diventare re al posto dell'imperatore. E i soldati di quel re sarebbero loro? Un branco di schiavi incatenati? Non c'è da temerlo. Ma ci sono dei cristiani anche tra i gladiatori di Annio. E quelli hanno armi. Se ti sei inventato tutto ti faccio strappare la lingua con le tenaglie roventi. Sta attento. No, ti giuro, ho detto la verità. Lo dirò al questore. Otto. Undici. Domani sera alla taverna sarai tu che pagherai il vino. Giochiamo ancora. La finestra della prigione è là. Aspettate, io cercherò di allontanare la sentinella. Aglae, dove vai? Il padrone mi manda a portarvi del vino. È un dono del centurione. Dammene un sorso. Ah, no, devo consegnarlo al graduato. Vieni là a bere. Non posso, sono di guardia. No, sta tranquillo. Sono certo più forti le sbarre di ferro che le tue braccia. Vieni, su. Aspettate. Aglae. Eccovi del vino. Ve lo manda il vostro comandante. Sembra che il centurione abbia sentito i nostri discorsi di poco fa. Brava, ci voleva proprio del buon vino. E a me? Te lo meriti. Nisa! Nisa! Valerio! Non speravo più. Amore mio, sono venuto per liberarti. Chiama Marcus. Marcus! Marcus! Valerio, Marcus, non c'è tempo da perdere. Ho due uomini fidati che ci guardano le spalle. Aglae ha potuto allontanare la sentinella. Oh.
Allora il centurione si è fatto portare 5 boccali di vino. Il primo l'ha bevuto in piedi, in onore di Marte. Il secondo disteso fra le braccia di Muzio in onore di Venere. Perché non ci fai anche tu onorare Venere? Ah, ho deciso di sacrificare alla dea dell'amore soltanto con chi mi riscatterà da quella furia del mio padrone. Troppa spesa, Colomba. Venere in persona costa meno. Fuggire, maledetto bestione, la pagherete! Via! Via! Stringetegli forte quelle catene, così non si muoverà più. Pagherai anche tu il conto di questa notte. Quell'animale non potrà nuocere, non ti aiuterà più. Vi farò passare la voglia di fuggire. Uno schiavo ribelle come te sarebbe già finito sulla croce. Ma uccidere un uomo che ha la forza di 100 schiavi sarebbe un vero danno. Basta una piccola cosa per disarmarti per sempre senza sciupare la tua forza. Anche un leone senza gli occhi non è più un leone. Non ti preoccupare, ti ristabilirai presto, la ferita non è profonda. I soldati non ti hanno riconosciuto, altrimenti sarebbero venuti a cercarti. No, non penso a me. È per Nisa che non mi do pace. È tornata nelle mani di quei carnefici, per di più inferociti dopo il nostro tentativo. Oh, sta tranquillo. La forza invincibile di Marcus la proteggerà ancora. È già arroventato. È al punto giusto. Guardami bene, perché sarà per l'ultima volta. Questo schiavo ha tentato di fuggire e incita alla ribellione. È una minaccia continua con la sua forza spaventosa. Vuoi distruggere un tesoro come questo? Potrebbe diventare un formidabile gladiatore. Come ti chiami? Il mio nome è Marcus. Ti prendo al mio servizio. Se ti dimostrerai tanto forte e violento nell'arena come lo sei qui, potrò anche darti la libertà. Combatterò da gladiatore se togli da questa orribile vita anche lei. Chi è questa donna? È la tua? No, ma ho giurato di proteggerla.
Conduci questo schiavo sotto scorta alla scuola dei gladiatori. E la ragazza alla mia villa. Servirà mia moglie. Gli dei vi proteggono più di quanto meritate. Voi, sciogliete questo schiavo. Avessi la tua forza e tu la mia furbizia, chissà cosa saremmo noi due. Saremmo l'imperatore. E come imperatore che faresti, Popiglio? Scapperei, sì, perché per me qui finisce male. Ma l'imperatore non scappa. Lo dici tu? Ieri ho visto Aglaé, mi ha chiesto di aiutarla ad entrare qui, per vederti. È innamorata come una gatta di maggio. Miau, miau. Aiutala se puoi. Senti, gli ho detto di fare il grido della civetta. Ma che porti del vino, altrimenti non si entra. Bevi, bevi, che ti fa bene. Forza! Così, così. Fermatevi! Tocca a te, Marcus. Voi sgombrate il campo. Tu proverai per primo contro lui. Adesso vieni tu. Zitto, non siamo al circo. Qua cosa finisce male? Hai fatto dei grandi progressi, bravo. Quando combatterai a Roma, nessun gladiatore potrà tenerti testa. Quando andremo a Roma? Ah, questo lo deciderà il padrone. Tu, a provare. Camminate, svelti, alleniamoci. Non bagnarti troppo, altrimenti i muscoli si raffreddano. Quante storie fai. Ho scommesso tutti i miei sesterzi nel tuo primo combattimento. Vuoi che non abbia cura di te? Marcus! Asciugati bene! Nisa, finalmente. Ho tentato tante volte di venire qui, ma le sentinelle mi hanno sempre allontanata. Oggi ho avuto più fortuna. Popiglio mi portava tue notizie. Come ti tratta la padrona? Abbastanza bene. Vivo in maniera più umana che ai lavori della strada, ma ho tanta malinconia. Meglio che fossi rimasta a patire in quell'inferno e Valerio non fosse stato ferito. Non so più nulla di lui. Non temere. Se fosse grave, Aglaé mi avrebbe avvertito. Oh, Marco, se sono preoccupata, vorrei essergli vicina. Sono sicuro che avremo molto presto notizie di Valerio. Ora vado. La padrona mi cerca sempre. Ricordati, se hai bisogno di me, avverti Popiglio. Grazie. Parto per Roma. Devo parlare con l'imperatore.
Ho scoperto dei cristiani anche qui a Minturno. Caracalla avrà ancora una prova della tua fedeltà, ma con il tuo carattere debole non ti servirà a nulla. Resteremo sempre a marcire qui, in questi luoghi noiosi, mentre uomini meno capaci di te conquistano alti posti a corte. Vedrai, questa volta Caracalla ascolterà la mia richiesta. È troppo l'odio che porta ai cristiani. Informalo su quanto ci ha detto Macrino. Gli dirò anche questo. Insomma, briga, prometti, ma fai in modo che si possa uscire da questa mediocrità che mi soffoca. Farò del mio meglio, sta tranquilla. Sempre le tue solite promesse. No, credimi, Prisca, questa volta ci riuscirò. Sarai accontentata. Su, colpi! Colpiscilo! Imbecille! Non sei capace di combattere! Arresta quei due gladiatori, sono dei cristiani. 8 guardie con me, avanti! Alle carceri. Dei cristiani qui? Sì, ho prove sicure. Stai attento perché questi fanatici si sono infiltrati dappertutto. Ave. So che sei diventato il più abile. È più bravo del maestro. Al mio ritorno ti darò una soddisfazione. Il primo combattimento vero all'ultimo sangue. Nessuno dopo così breve addestramento è sceso nell'arena, ma tu sarai già in grado di farlo. Vedi. Accomodati, Valerio. A che cosa devo l'onore della tua visita? Sono venuto a chiedere aiuto e comprensione al questore Annio Quadrio. Mio marito è andato a Roma per conferire con l'imperatore, ma puoi parlare con me. Se potrò esserti utile, ne sarò lieta. Ti ringrazio, Prisca. Ho saputo quanto è accaduto alla tua famiglia e me ne dispiace molto. Ma un giovane come te, bello e forte, non deve perdersi d'animo. Vedrai che l'imperatore... No, non si tratta di questo. Desidero riavere due schiavi che sono ora nella tua casa e che prima appartenevano a noi. Vorrei riscattarli. Chi sono? Si chiamano Nisa e Marcus. Capisco per Marcus. È uno schiavo fortissimo. Un gladiatore abile che in questo momento potresti vendere bene. Ti assicuro, Prisca, non si tratta di questo. Gli sono affezionato come a un fratello. E la richiesta per la ragazza? Anche lei è vissuta per qualche tempo nella nostra casa. I miei le volevano bene. Valerio, non credo a certa pietà per una donna giovane. E non mi sembra che la schiava sia di tale pregio da meritare tanta attenzione. A meno che... Non chiedermi altro, ti prego. Conto molto su di te e te ne sarò grato. Va bene, Valerio. Quando Annio tornerà da Roma gliene parlerò e ti farò sapere. Ma vieni a trovarmi ancora. Volentieri. Sembra quasi impossibile, dopo quella spaventosa notte. E al carcere degli schiavi, quante sofferenze, che attesa angosciosa. E la tua ferita? Guarita, sono stato fortunato. Aglae mi ha tenuto nascosto. Ma che non ci vedano potrebbe essere pericoloso per te. Non pensarci. Pur di esserti vicina, sono pronta a sopportare ancora le frustate. Ma sarebbe imprudente per quello che ho chiesto alla tua padrona.
Spero di riscattare te e Marcus molto presto. Oh, Valerio, non sarà solo un sogno meraviglioso. Non disperare. Ho parlato con Prisca e l'ho persuasa a rivolgere la mia richiesta al questore. Voglia il cielo che tutto torni come prima. I miei genitori non torneranno più. Io cercherò di darti tutto il mio amore per confortarti. Ti sarò sempre vicina. Come ti trattano? Abbastanza bene, sta tranquillo. Godo di una certa libertà nella casa. Ma tu sei lontano. E questo è peggio che la catena e la frusta. Finirà presto. Lisa! Valerio! Non temere, non ti abbandonerò. Popilio! Popilio! Sbrigati! Presto, apri! Con voi due passerò dei guai. Piano! Ti farò bere gratis per una settimana. Questa è una buona idea. Mi raccomando. No, sta tranquillo. Non se ne accorgerà nessuno. Speriamo. Vai. Che gli dei ci assistano. Aspetta. Per loro i baci e per me le bastonate. Che destino. Cosa fai qui? Chi sei? Non la conosci? È la ragazza di Marcus. Vai, vai. Ma... stai buono, ci sarà da bere anche per te. Si vogliono bene. Tu non ce l'hai la ragazza? E allora? Guarda. Valerio, in questo momento è da Tullia Prisca. È andato a chiedere il riscatto tuo e di Nisa. Ero certo che non ci avrebbe abbandonato. E ha promesso che riscatterà anche me, per la nostra felicità. Perché dunque Valerio vuole a tutti i costi riscattarti? Non lo so. Era il mio padrone. Tanta generosità deve avere un motivo. La famiglia Valeria ha forse debiti di gratitudine verso di te? Al contrario. Sono io che debbo a loro una vita serena e decorosa, fino al giorno in cui... Allora capisco. Il bel Valerio rivuole la sua amante. Non sono la sua amante. Il nostro è sempre stato un amore onesto. Una schiava come te può servire soltanto al divertimento del padrone. E finché gli piace. Poi finirai rivenduta a un lupanare della suburra. Oppure... No, no. Non ti ascolto, padrona. Conosco l'amore di Valerio. Lo hai conosciuto. Ma forse non lo conoscerai più. Ascolta, padrona, accetta il suo riscatto. Abbi pietà di me. Ti prego, accettalo. Ti prego. Avanti. Valerio, c'è una schiava del questore. Falla entrare. Vieni. Ti manda Prisca, la moglie di Annio? Tu? Per un Valerio questa abitazione è assai misera e non hai nemmeno un'ancella. Ora capisco perché ti servirebbe Nisa. Sei venuta per rispondere alla mia richiesta? Sono venuta per consigliarti, Valerio. Invece di perdere il tuo tempo per una schiava qualunque, pensa a riconquistare la tua posizione a Roma e ad accettare le amicizie che possono giovarti per questo scopo. Devo dirti la verità. Quella schiava io l'amo profondamente. È per questo che la rivoglio. Come sei caduto in basso anche con i sentimenti. Faccio bene a non rendertela, almeno per il prestigio della famiglia Valeria. A tutti i costi riavrò quella ragazza. Non ti sembra imprudente parlare così alla padrona della schiava che ami? Tullia Prisca, ascoltami! Ho sentito tutto. Sii prudente, Valerio. Ma tu lo sai, voglio bene a Nisa e non mi fermerò a costo della vita. Non dimenticare però che una padrona crudele può infliggere qualsiasi supplizio alla propria schiava. Mm.
coraggio, Nisa. Marcus. Non soffrirai ancora per molto. Valerio ha già offerto il tuo riscatto. Non ci spero più. La padrona è gelosa, per questo mi ha mandata qui. Valerio ti libererà. Poco tempo ancora. Abbi fiducia. Siamo venuti a prendere la razione. Non fare la spia e lascia stare questi infelici. Hai sentito quello che ha detto Marcus? Eh? E tienilo bene in mente, perché torneremo anche la settimana prossima. Per la razione. D'accordo, eh? Su, riprendete il lavoro. Lavorate! Beh, che fai? Hai visto come hanno ridotto Nisa? Rischia e malvagia, non c'era da illudersi. Ma quel bestione del mulino gli abbiamo dato una bella lezione. E intanto Nisa è rimasta alle macine. La padrona non le concederà il riscatto. È innamorata di Valerio. Valerio è un bel ragazzo. Se fossi una donna, mi innamorerei anch'io di lui. Senti, bisogna che fugga. Come fuggi? Devo difendere quella ragazza. Non posso abbandonarla. Tu mi devi aiutare. Devo difenderla a costo della vita. Un momento. A costo della tua, non della mia. Tu sei forte, sai usare la spada, resisti al dolore, a tutto. Guarda me, guarda. Basta un colpo con una mano come la tua e crack, mi spezzi in due. Ma se il tuo corpo è debole, il tuo cuore è forte. Il cuore. Ma qua finisce male, eh? Mi aiuterai. Va bene. L'ambasciatore Astarte, inviato del re di Cilicia, ha un rescritto dell'imperatore. In che posso esservi utile? Il generale Astarte cerca una schiava cilicia che ha nome Nisa. Nisa? Sono molti gli schiavi che lavorano nelle proprietà del questore. Questa non la conosco. Ne sei sicuro? Puoi controllare se vuoi e vedrai che qui non c'è. Andiamo. Fermatevi! Carceri sotto le celle dei gladiatori. Tu li avrai in consegna e i soldati manterranno la guardia giorno e notte. Sono cristiani. Sarai ubbidito, questore. Anche questi schiavi che ho distaccato dai lavori della bonifica sono affidati alla tua sorveglianza. Intendo scavare una piscina per allevare le murene. Li terrai nei sotterranei. So come va trattata questa ciurmaglia. Fidati di me. Chi sono? Schiavi cristiani. Vedrai che cosa li aspetta. Dopo averli fatto scavare la piscina per le murene, li darà in pasto alle murene stesse. È tutto quello che ha imparato con il viaggio a Roma. Finalmente, Annio. Ti attendevo con ansia. Hai buone notizie da darmi? Credo di sì. Allora sei soddisfatto della tua visita all'imperatore? Soddisfattissimo. Mi ha trattato come un vecchio amico. Lo attendevano molti ambasciatori, ma li ha congedati per intrattenersi con me. Caracalla mi ha dato mano libera contro i cristiani. Oh. Prima di tornare ne ho già arrestati molti. Sono strani criminali, non fanno resistenza e confessano subito. Incredibile. Gli hai parlato delle tue aspirazioni? 5 anni a Minturno sono un esilio. Oh, se sterminerò i cristiani, credo che un posto importante alla corte ci sarà anche per me. Ho parlato con Vezio Rufo, il prefetto del pretorio, per questo. Mi ha dato molte buone speranze. Chi sono? Vogliono parlarti per conto di un ambasciatore cilicio. Ah.
Salute e prosperità, mio padre. Astarte, generale ambasciatore del re di Cilicia, è ansioso di vederti per trattare affari del suo stato. L'ambasciatore di un re amico di Roma è sempre un ospite graditissimo per me. Ti prego, di al generale Astarte che accetti l'invito di sedere a mensa con noi domani sera. Sarà fatto. Ti ringrazio, Annio Quadrio. Ave. Ave. La buona accoglienza che mi ha fatto Caracalla, dammi da bere. Ha aumentato il mio prestigio. Vedi che l'ambasciatore del re di Cilicia vuole avere consiglio da me? Il tuo prestigio aumenterà quando avrai stroncato la congiura dei cristiani. Quando tutti saranno nelle mie mani, li manderò a Roma l'imperatore come omaggio per i giochi nel circo. Soltanto gli artigli dei leoni possono stroncare per sempre quei ribelli. Padrona, hai concesso il mio riscatto. Il tuo riscatto è fra gli artigli dei leoni del circo di Roma. Ascolta, padrona. Tu sei cristiana. Ti hanno visto adorare la croce. Non puoi negarlo. Se adorare il vero Dio, che chiede amore e pietà fra gli uomini, è una colpa, allora sono colpevole. Chiudetela nelle carceri insieme agli altri. Marcus, sapessi che è successo? Che è successo? Prisca ha fatto rinchiudere Nise nel carcere. L'ho saputo dalle ancelle. In carcere? Sì, con i cristiani. Non smette di perseguitarla, è senza colpe. Purtroppo Nise ha confessato di adorare la croce e subirà la stessa fine. Basta! Non è possibile attendere, bisogna fuggire. Che c'è, Marcus? Nise è stata incarcerata come cristiana. Farà la fine dei nostri compagni che hanno arrestato. Non andranno al supplizio. Ci ribelleremo, li salveremo. È un'impresa disperata, siamo pochi. Marcus, vale per una centuria. Se ci prendono, saremo uccisi. Se non tentiamo, i nostri compagni e Nisa moriranno sicuramente. E quale sorte ci aspetta? Cadere nel circo per divertire il popolo. Dobbiamo tentare, questa notte stessa, siamo già in quattro. Cinque. E gli altri? Tu, parla con i gladiatori. Amano la libertà come noi. E tu, pensa alle armi. E io? Non muoverti. Tieni d'occhio le sentinelle. Fidati di me. Non fare la ritrosa, non sai chi sono io. Agae, avete tutto il mio rispetto, nobili signori. Non ti consiglio di fare la sostenuta con questi amici. Noi siamo qui al seguito dell'ambasciatore del re di Cilicia. Devi rispettarci. In questo momento starà banchettando dal questore Annio. Ah, siete qui per una missione importante? Allora vuoi sapere, eh? Beh, è sempre interessante sentire notizie di paesi lontani. Te la voglio dire perché mi piace. Ho accompagnato qui un grande personaggio. L'ambasciatore Astarte. Beviamo alla salute di Reuras e di Astarte, suo nobile ambasciatore. Dimmi. A che cosa dobbiamo l'onore della tua ambasceria? Sono venuto a cercare una principessa cilicia che fu condotta schiava a Roma circa 2 anni fa. È l'ultima figlia di Re Archelao, che tu ben ricorderai. Si chiama Nisa. Nella nostra casa non abbiamo nessuna schiava cilicia con quel nome. Nisa era schiava nella casa dei Valeri e fu portata ai lavori pubblici in questa zona. Gli schiavi confiscati alla famiglia Valeria fanno parte del pubblico erario. Io non posso... Ho un rescritto dell'imperatore e mi risulta che la schiava si trova nei tuoi possedimenti. Va bene, Astarte. Va bene, cercherò quella donna. Sono tanti gli schiavi che posseggo nel latifondo che purtroppo non posso dirti se questa Nisa esiste o no. Volessero gli dei che fosse nelle nostre mani. Saremmo lieti di onorare il tuo re liberandola. Ma sono certa che le tue informazioni sono sbagliate. Astarte è venuto a prendere Nisa per ucciderla.
per ordine del re di Cilicia. Ella è l'ultima principessa della famiglia regnante cacciata dal trono. Quindi un pericolo per il re usurpatore. Nisa, principessa di Cilicia? Devo crederci. I discorsi di un ubriaco sono spesso sinceri. Cosa vuoi fare? Bisogna agire subito insieme a Marcus. Dobbiamo salvarla prima che sia tardi. Vengo con te. Ehi, Papilio, che ti succede? Non riesco a prendere sonno. Beato te, io invece dormo in piedi. Perché bevi l'acqua. Se bevessi il vino come me, saresti sveglio. Tu il vino lo bevi gratis, a te ci pensa la ragazza della taverna. Che ci vuoi fare? Sono simpatico. Bisogna salvare subito Nisa. Astarte è venuto per ucciderla. Astarte qui? Quell'assassino? È in casa di Annio. Non c'è tempo da perdere. Dov'è Nisa? Nelle prigioni con gli altri cristiani. Dobbiamo liberarla e fuggire tutti. Sì. Venite. Siamo pronti ad aiutarvi. Combatteremo con voi. Bene, vi ringrazio tutti. Gladiatori e cristiani. Un così grande patrimonio perduto. Le guardie sono state colte di sorpresa. È inutile che tenga una centuria di legionari. E dei sorveglianti scelti. Come hanno potuto infrangere catene e sbarre? È stato uno schiavo fortissimo, con la complicità di un sorvegliante. Maledetto. Avrei fatto meglio a lasciarlo accecare quando stava ai lavori della strada e si ribellò. Da quando Marcus è entrato nella scuola dei gladiatori, non abbiamo più avuto disciplina. Come hai detto che si chiama questo schiavo ribelle? Marcus è uno schiavo cilicio. Con lui era forse una schiava che si chiama Nisa? Sì, era nelle carceri perché cristiana confessa. Anche lei è fuggita. La donna che cerco era nelle tue mani e tu me l'hai nascosto. Hai contravvenuto all'ordine dell'imperatore! Astarte, anche noi apprendiamo solo ora che la schiava che cercavi era qui. Chi conosce tutti i nomi di quei maledetti cristiani che abbiamo arrestati? Ma io non potrò avere la principessa Nisa. Nobile Astarte, otterrai la fanciulla Cilicia. La riavrai come desideri. Perché la fuga di quei miserabili non li porterà molto lontano. E io riavrò Marcus per punirlo come merita. Se restiamo qui, ci prenderanno prima o poi. Per me ci sarà la scure, ma per voi la croce, non dimenticatelo.
La sola cosa che ci resta da fare è tentare la fuga e la salvezza per il mare. In Iberia ho uno zio proconsole che certamente salverà le nostre vite. Ma come arrivarci? Andrò a Formia per trovare una nave che possa condurci in Iberia. E lì saremo tutti al sicuro. Tornerò presto. Formia non è lontana. Marcus avrà cura di te e degli altri. Sta tranquillo. È qui con noi. Benvenuto, vezio Rufo. E anche a te, nobile Astarte. Gli dèi ti siano favorevoli. Più che a voi, mi auguro. L'imperatore è preoccupato per quanto avviene a Minturno. Perché non avete dato ad Astarte la schiava che gli era stata concessa? La schiava l'avrà appena cattureremo i ribelli. Ma sono un pugno di schiavi male armati e di vili cristiani incapaci di combattere. Ma comandati da un patrizio astuto e coraggioso come Valerio. E con quel Marcus. Sono venuto a prendere il comando delle operazioni militari. Io ti seguirò. Devo riportare Nisa al mio re. D'accordo. Tu, Annio, sarai ai miei ordini. Bene. Che cosa intendi fare? Incalzarli da ogni parte, continuamente, e costringere quegli schiavi ribelli ad arrendersi. Poi castigarli senza pietà per dare un esempio. Riunisci subito i tuoi soldati. Sì, immediatamente. Ma prego, entrate. Ecco l'acqua. Ne avrete bisogno, nella boscaglia non ci sono sorgenti. Oh, ma quando ci riporterai del vino, Aglae? L'acqua fa nascere le rane nel ventre. Oh. Contentatevi che almeno abbiamo questa. Presto ti saluterò moglie di un patrizio romano. Finché Valerio non torna, non oso sperare nulla. Andrà tutto bene, stanne certa. Verranno anche per noi i giorni migliori. Brava, Agra. Sei coraggiosa. Fa compagnia a Nisa, rincuorala, ti prego. Andiamo. Buona caccia. Buona caccia. Oh, in bocca al lupo. Tu non vieni con noi, Popilio? No, 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 io caccio a modo mio. Qui conviene dividerci. Dobbiamo accerchiarli. Tu, Annio, risali per quella valle, io per il torrente. Entra nel bosco con la cavalleria. La fanteria lasciala ai limiti del bosco. Va bene. Io seguo Annio. Sì. Tu vieni con me. Bravo! Questa è la mia preda di caccia. Benone. Meno fatica e più sostanza. Però è carina, ah, sì, sì. Oh, è bellissimo. Poverello, mi dispiace. Ah, dico, che dici? Sei quasi pazzo. Quasi gli do la libertà, Ma dai. Sei pazzo, qui moriamo tutti di fame. No, Ma no, lasciamolo andare via. Ma cosa dici? Mi lo sentirai, non te la farà più quando sarà arrostita. Arrosto? Sì. Tu scherzi, Calametti, lasciami. La fanteria perdirà. Avanti. Gli altri mi seguono. Gli altri con me. Sembra che ci abbiano dimenticati. Io non mi fido molto. Che preoccupazioni hai? Vedi, il questore Annio nemmeno ha tentato di darci la caccia.
Forse aspetterà che il freddo dell'inverno ci faccia scendere a valle. Speriamo che sia così. Ah, poter fare il bagno nel latte di asina come una ricca patrizia. Ah, Aglae, accontentati dell'acqua del torrente per lavarti e di non avere più la schiena piegata dalle frustate. Oggi mi sento veramente felice. Nisa! Nisa, i soldati! I soldati! Ditemi dove sono gli altri o vi faccio uccidere! Inseguite quelle donne, prendetele! Allora, avete notato nulla? No. Chissà dove si saranno cacciati quei maledetti schiavi. Rufo sarà un grande generale, ma un pugno di schiavi male armati e alla macchia non è l'esercito di Spartaco da richiedere addirittura manovre campali. Tu che cosa avresti fatto? Atteso che scendessero verso l'abitato per il freddo e la fame. Portateli via! I soldati di Rufo li hanno portati via tutti. Quando? Adesso. Popiglio. Popiglio! Assaliremo i romani anche se fossero mille. Abbiamo gli altri sulle grotte. Siamo troppo pochi per tentare. Io mi farò uccidere, ma non abbandono quegli infelici. Chi vuol godersi la libertà che io gli ho dato restando alla macchia, ebbene, può restare. Seguiamo. Una parte dei fuggiaschi è stata catturata, ne rimangono ben pochi, prenderemo anche gli altri. Maledizione, vi siete fatti sfuggire Marcus, il più temibile. Cattureremo anche lui, sta tranquillo. Adesso, che nessuno sfugga! Let's go.
pagherai la morte del mio re! Avanti! Sembra un Ercole. È un bell'uomo. Una massa di muscoli. Graziosa la schiava. Ecco i nostri fuggiaschi tornati all'ovile. È mal ridotta la bella Nisa. E il tuo bel Valerio dov'è? Schiava, fuggiasca e cristiana. Meriti due volte una morte infame. E il tuo amante ti seguirà assai presto. Quanto a te mi pento di averti salvato la vita una volta. Ma mi divertirò a vederti morire come un toro al macello. Perché non chiami il tuo miracoloso Dio a liberarti? Mi hanno raccontato che un vecchio cristiano nella notte, invocando il suo Dio, volava fra le nuvole. Invoca il tuo Dio. Vola se ci riesci. Mostraci il potere magico dei cristiani. La vostra punizione servirà d'esempio a tutti. Portali via e procedi. Quando arrivano queste famose danzatrici? Io vi avevo promesso uno spettacolo, ma non avevo parlato di danzatrici. Dei giocolieri o dei gladiatori che non hai più? Uno spettacolo più raro e più emozionante. I cristiani. Bellissimo. Dicono che muoiono cantando. Un centurione vuole parlarti subito. Non ora, credono di resuscitare. Prefetto. Cosa vuoi? L'imperatore Caracalla è stato ucciso in una congiura di palazzo. E chi è stato acclamato imperatore? Le legioni, il senato e il popolo acclamano diversi nomi, anche il tuo, ma nulla è deciso ancora. Presto il senato si riunirà per stabilire il successore. Ti accompagnerò con la mia legione. Non perderemo lo spettacolo dei cristiani e degli schiavi. Partiremo subito dopo. Che gli dèi ti concedano la porpora imperiale. Non dimenticherai amici, Cesare. Beviamo alle fortune del nostro più caro amico, Vezio Rufo. Offro il sacrificio dei ribelli al padre degli dèi. Perché mi sia propizio in questi momenti. Gloria a Rufo, nuovo imperatore. Gloria! Tutti catturati e portati a Minturno in catene. Hanno preso e ferito anche Marcus. Ci siamo battuti fino allo stremo, ma i romani erano tanti, troppi. Non credere che siamo fuggiti. Vedi, la maggior parte di noi sono morti. Non basta il valore contro il numero soverchiante, credici Valerio, però siamo riusciti a predare questi cavalli. Gli dèi sono spietati con me. Avevo trovato una nave per rifugiarci in Iberia. Ma perché non posso spezzare questa cattiva sorte? Perché? Guarda, Valerio, sta arrivando un servo di Annio. Sono fuggito dalla villa di Annio. Oggi ci sarà festa in onore di Vezio Rufo che torna a Roma. Come spettacolo per allietare la festa verranno crocifissi i cristiani e gli schiavi ribelli. E noi staremo qui fermi così. Abbiate pietà, abbiate pietà. Marcus, non voglio morire, no. Non voglio, Marcus. Devi rassegnarti, Agle. Signore, signore, aiutaci. Thank you.
che senza danzatrici è veramente un grande spettacolo. Ce ne vorrebbe una fila lunga fino a Roma, come ai tempi di Spartaco. Potevi almeno farci scortare dai musici per non sentire questi lamenti. Se tu fossi un soldato, non ti emozioneresti per tanto poco. Ribellati ora, se ci riesci. Schianta tutto, su, forza. Provaci. Coraggio, Aga. L'avrò. La tua donna deve essere degna di te. Peccato che non ci sia il tuo Valerio ad ammirarti. Allora, principessa, sei finalmente ascesa al trono, eh? Signora, perdonaci. Per averci salvato la vita e te ne saremo sempre grati. Aver salvato il figlio del mio amico Valerio Signore è la prima gioia che mi dà la porpora. Ma che stava succedendo? Vezio Rufo aveva condannato alla croce questi infelici. Io tentavo di salvarli, ma se non fossi giunto tu, saremmo stati uccisi tutti. Ti renderò giustizia, Valerio. Riavrai la dignità di patrizio romano e la proprietà dei tuoi beni. Ma quello è Marcus. Sì. Tu sei lo schiavo che un giorno mi salvò la vita. L'imperatore di Roma ha un grande debito verso di te. Salvai un uomo senza pensare se era re o schiavo. Staccate dalla croce quest'uomo e tutti gli altri schiavi. Voglio che il mio impero cominci con un atto di clemenza. Si
siano resi onori ad Annio e gli sia data una degna sepoltura. Questa donna sarà mia moglie. Ti ringrazio anche per lei. Da questo momento siete liberi. Ave Cesare. E con Valerio e Nisa mi seguirete a Roma. A corte avrete il tempo per dimenticare queste ore e dar vita a momenti più felici. Siete tutti liberi e cittadini romani. Ave Cesare! Ave Cesare!